Sì, Roma. Roma fatale ed eterna, faro millenario di spiritualità. Ma si dà il caso che come a Roma, così a Milano, Berlino, New York, Parigi, Londra, Tokyo, il problema non sposta, non muta aspetto. Eccovi per esempio un comune fatto di cronaca, scelto a caso fra quelli che giornalmente riempiono la quarta pagina dei giornali, che vi dimostra come i giovani sono presi dalla frenesia di vivere subito, in fretta, di bruciare le tappe. Non hanno più tempo davanti a loro, sono senza domani. Ma perché? Già, perché? Marco, ti vogliono al telefono. Pronto? Ciao Gigi. Sì. Sì, tra una mezz'oretta giù alla porta. Sì, prima un po'. Sì, ci sta. Vieni con la macchina? Certo. Ciao. Capisco. Dunque, fra 4 anni abbiamo lo scatto e arriviamo a 35.000. Poi altri 5 anni, secondo scatto, e si arriva a 42.000. E io ne avrò 31. Come? Anni, avrò 31. Sì, e io 41. Poi un altro quinquennio, 49.000 lire. È una cifra. Alto, non fa più calcoli, sennò si arriva al funerale. Infatti, se non muori a 60 anni, puoi guadagnare anche 75.000 lire. C'è da impazzire dall'allegria. Via. Ma avrà litigato con Franca. Ah, io ho trovato la soluzione. Quando verso i 20 sono senza soldi, incomincio a disegnare tutte le cose che vorrei avere, così, a carboncino. Che rimarranno sempre dei disegni. Bellina, eh? Marco, guarda quanto è buffo. Quello è mio figlio. Già, peccato che io non so nemmeno disegnare. In fondo è una soddisfazione anche questa. Magra. Giorni aveva cambiato umore, non era più la stessa. Era sempre tanto allegra. Ma com'era venuto in testa di salire lassù? Oh. Una pazzia. Siamo usciti un momento e lei ad un tratto si è messa a salire. Maria le ha gridato ridendo che vai a cambiare aria lassù. No, al cimitero ci ha risposto, di maniera tale che noi abbiamo subito capito e ci siamo messi a gridare. Manfredi, lei conosce bene la signorina? Sì, signor ingegnere. Sono il suo fidanzato. Lei capisce, devo fare rapporto. Ma sì, certo, ingegnere. Però, se si potesse evitare lo scandalo, per la famiglia, sa, sarebbe un dolore tremendo. È stato un momento così. Magari posso riaccompagnarla a casa io. Beh,
Ci penserò. Intanto vado a cercare un taxi. Grazie, ingegnere. È svenuta di nuovo. Bisogna fare qualche cosa. Guardi, ci deve essere del cognac. Luigi! Su, andiamo. Calmati. È passato. Ti senti meglio ora? Credo di sì. Possiamo andare? Grazie, grazie Luisa, grazie a tutti. Ce la fai, amore?